Queste sono le 1200 pagine di relazione del lavoro svolto da Gianni Chiodi come commissario. Allora, andiamo a scoprirci qualcosa. Bella, chiaramente, insomma, uno fa anche linea culpa, dice questo ho sbagliato, questo lo potevo fare, quell'altro non lo... Com'è questa relazione? Anche se lunghissima, siamo a un tomo da studio università. 10 per l'impegno. 10 per l'impegno. 8 per i risultati. 8 per i risultati, insomma, dovesse punzecchiarsi laddove potevo fare meglio, perché poi l'impegno. Ci sono delle cose sulle quali si poteva fare meglio, ma ovviamente considerando il fatto che abbiamo dovuto prendere decisioni incredibilmente veloci, e quindi a distanza magari di 3 anni uno potrebbe anche rivedere alcune cose. Però nel caso specifico direi che forse non ho reagito in maniera adeguata a quelle che sarebbero state quei momenti in cui si, invece di alimentare la speranza, si alimentava la disperazione, dando un'immagine nel paese molto negativo dell'acqua e degli aquilani. Come mai Barca è un po' un divago, nel senso a volte scarica Cialente e torna da Chiodi, e delle volte scarica Chiodi e torna da Cialente a seconda? No, non è così, assolutamente. Queste sono letture che voi date, noi la sostanza la sappiamo e rimane una cosa molto solida, non è quello il problema. Non scarica nessuno e non si scarica nessuno, guardi, queste sono letture che vengono sempre forzate. Ecco, da ultimo la cosa migliore in assoluto, dovessi dire io ho fatto questa la cosa, l'ho fatta bene, l'ho portata. Del caso mi parlava dei finanziamenti per quanto riguarda gli enti, insomma, dei mancati finanziamenti. Abbiamo fatto vivere una città che oggi vive, mentre invece tutte le previsioni erano che sarebbe defunta o comunque che sarebbe diminuita la popolazione del 25%. Queste erano le previsioni fatte dalla Protezione Civile. Oggi Gianni Chiodi presenta la sua relazione finale, no? Ma si dà una pagella di fatto, dice io ho fatto questo, un giudizio dalla provincia di L'Aquila, però anche una nota critica laddove insomma serve muovere. Beh, tanto è stato fatto, ma sicuramente si poteva fare meglio. La parte da criticare secondo me è l'assegnazione dei finanziamenti senza progetti. Per cui adesso ci troviamo in una situazione in cui dove ci sono i progetti non c'è il finanziamento, dove c'è il finanziamento non ci sono i progetti. Io già ho portato l'attenzione del ministro Barca a questo problema, pure lui ha ritenuto che fosse il caso di rivedere alcune impostazioni, però è chiaro che è un processo difficile, perché dove ci sono già decreti, registrati dalla Corte dei Conti e così via, però credo che questo potrebbe essere un ulteriore avvio, perché dei 480 milioni che si andrà alla fine a ripartire fra i vari enti coinvolti, alla fine solo la metà hanno dei progetti per cui possono mettere, gli altri è tutto da costruire. Quindi sarebbe da discernere fra queste due situazioni. Ci ha fatto un varco con Abruzzo Engineering per la questione, come dire, cioè voi state facendo la vostra parte anche fin troppo. Ma ne ho riparlato col presidente Chiodi, ho spiegato a breve un incontro, ho raccolto la sua disponibilità, speriamo, noi ci stiamo lavorando, anche perché ci interessa comunque come territorio, perché ho già avuto modo di dirlo, il 90% dell'infrastruttura realizzata è insita sulla provincia dell'Aquila.